Non so se conoscete Graveyard Keeper, è una sorta di... non proprio gestionale. Allora, intanto è in italiano. Cosa molto bella. Italiano, thanks. Bello, l'hanno tradotto in un sacco di lingue. Sa che lo posso anche mettere in 2K. Applica. Perfetto. Non so se lo conoscete, questo qua è carinissimo. È una sorta di gestionale strategico. Tra l'altro sono uscite le espansioni Breaking Dead, che abbiamo giocato insieme, Stranger Things, che mi manca da giocare, e Game of Crown. Davvero? Che pensa, Tranzollo? No, non è free, non è free. Però sono uscite da poco, appunto, Game of Crown e Stranger Things, le altre due espansioni. Ci ho passato quasi 90 ore su sto gioco. Avete giocato anche le espansioni? A me Game of Thrones manca da giocare, anche Stranger Things. Anche io ci ho giocato parecchio a questo qua, però penso che rifaremo un altro salvataggio. Hai giocato 216 giorni. Non so se fare direttamente un salvataggio. Ecco, allora possiamo fare una cosa. Posso farvi vedere un salvataggio nuovo, giusto per farvi vedere la tipologia di gioco. E poi magari carico il mio, quello avanzato. È un giorno qualunque, il nostro eroe si sta affrettando verso casa, dove qualcuno di molto importante lo sta aspettando. Anche nella routine quotidiana c'è spazio per amare e sentirsi amati. Soprattutto quando sai che qualcuno ti manca. Sì, raga, lo... Sì, pane, assolutamente sì, è bellissimo. Ma poi tra l'altro dura poco, quindi certo, ve lo porto ancora. Cos'è successo? Dove è finito tutto? Calmati, hai solo voltato pagina nella tua vita. E attende un intero capitolo nuovo. Ma devo tornare a casa. Posso tornare a casa. C'è sempre un modo per tornare a casa. Fammi pensare, la tua nuova casa è un cimitero. Significa che sono morto. Significa che sei un custode del cimitero ora. Io devo tornare a casa dal mio amore. Allora devi essere un bravo custode del cimitero. Dovresti disotterrare Gerardo. Ti aiuterà a sistemare tutto. Strana visione, cos'è questo incubo? Ok, cerchiamo Gerardo. Oh, allora aspettate perché c'è il... Cioè qui passa il tempo. Arrivo, prendo del cibo. Sto gioco è carinissimo, è veramente bello, raga. Cioè è uno di quei giochi droga, proprio prende tantissimo. Prendo cibo, arrivo. Allora, erano in offerta i pandistelle. Non ho minimamente resistito. Le merendine qua sono troppo buone. Sì, la musica è molto rilassante, bellissima la musica di sto gioco.
Saluti dal Messico. Allora, ci troviamo in questa casa. Oh, che bella. Mamma mia, amo la grafica di sto gioco. Allora, la freccina ci manda su. Dobbiamo dissotterrarlo. Santa Sarda, sono un teschio. Sei Gerardo? Perché pensi che io sia Gerardo? Un uomo con un occhio rosso mi ha indicato di dissotterrare un tale Gerardo. Un occhio rosso? Ora ricordo. Oh Sarda, giusto. Sono Gerardo. Come hai fatto a trovarmi? L'uomo mi ha appena detto che avresti risposto a tutte le mie domande. Bene, bene, ma prima lascia che ti chieda. Tu chi sei? E dove Sarda siamo noi? Deve essere un sogno. Nulla di tutto ciò può essere reale. Sei il nuovo custode del cimitero? Un altro ricordo, fammi pensare. Ricordo quel suono. Andiamo a dare un'occhiata. Tutto è così strano. Nulla di tutto questo ha un senso. Ricordo bene quella campana e un asino. C'è qualcosa che non va in quell'animale. Potrebbe essere pericoloso. Sai, penso che sarà meglio aspettarti qui. Potrei spaventare quel poverino. Ma quell'asino ingordo. Procurati un cadavere fresco dalla città. Wow, un asino parlante. Tu riesci a capirmi? Parliamo. Tu chi sei? Sono un lavoratore precario. Questo carrello non è mio. Quindi devo lavorare per il bastardo capitalista che lo possiede. E guadagno solo 5 carote al giorno. Rikimaru! È una situazione profondamente umiliante. Sai da dove vengo, giusto, compagno? Poverino. Grazie, Rikimaru, per l'ottavo mese. Ogni giorno più contento di essere qui. Grazie. Grazie, grazie, Rikimaru. Buone feste. Quel bastardo finge di non capire niente di quello che dico. Ad ogni modo, ho bisogno di tornare in città. Sbarazzati di questo e te ne porterò uno nuovo. È strana terra. Ok. Mi ha lasciato un cadavere. Ehi, cosa stai guardando? Afferra quel cadavere succoso mentre è ancora fresco. A che pro? Sento che dovremmo portarlo all'obitorio. Non ricordo esattamente perché. Ma sono certo che sarà divertente e redditizio. Sto per vomitare. Facciamolo. Ok. Allora, prendiamo il cadavere e lo portiamo all'obitorio. Sarda, mi piace questo posto. Mi sento a casa. Metti il corpo sul tavolo dell'autopsia. Quindi, cosa si fa adesso? Oh sì, taglia un po' di carne dal cadavere. Potrebbe essere un buon inizio. Cosa? Anche no! Non è giusto. Certo, certo, non è giusto. Come ho fatto a dimenticarlo? Forse perché sono un teschio parlante con l'amnesia. È giusto che tu non sappia dove sei? Ah, è giusto che tu non sappia dove sei? È giusto che io sia un teschio? Niente è giusto qui. Quindi chiudi quella sarda di bocca e fai quello che ti dico. Mi prometti che mi dirai come tornare a casa? Devi solo barattare la carne per una birra alla taverna del paese. I teschi parlanti non mentono mai. E poi portami la birra. Ta-da! Dobbiamo estrarre la carne. Yeah! Carne di cadavere. Evviva! Graveyard Keeper, Andlas, è bellissimo. È, penso, uno dei gestionali più carini che siano mai stati fatti. Hai sbloccato una nuova tecnologia ed hai ottenuto hamburger, sandwich, carne al forno. Disgustoso! Ti ci abituerai. Quindi cosa dovrei fare con il cadavere? Non lo so, seppelliamolo. Prendi il cadavere, ti aspetto al cimitero. Prendilo. Abbiamo rovinato il cadavere. Dopo vi faccio vedere il mio cimitero. Sto arrivando, Gerardo. Real Sun! Grazie per la resub! Grazie mille! Grazie, Real Sun, spero tu stia bene e buone feste, grazie per il quinto mese. Grazie, grazie, grazie. Oh, poi vi aspetto la vigilia al 24, se volete il pomeriggio apriamo i regali insieme, eh? Spacchettiamo insieme. Tanto quest'anno non si può fare niente a Natale, almeno lo si passa in compagnia. Ciao, Guine! Lo trovi, basta che scrivi punto esclamativo Kurogear. E ti viene fuori il link del sito.
Spero che ti piaccia. Ciao Sandrettino, buonasera anche a te. Ila, provato. Mai fidarsi di un teschio parlante? Ma lui è Gerardo. È fortissimo Gerardo. Sì, comunque è Ginevra. Non so perché ti ho chiamato Guine. Sono rintronata, scusami Ginevra. Usa il tavolo per progetti nel cimitero. Ok, scegli un sito per la tomba ed inizia a scavare con la tua pala. Va bene. Quindi, siamo qua. Scegliamo... No, allora, prima i progetti. Scusami. Sito tombale. Allora, lo mettiamo... Oh, qui. È uguale. L'importante è avere spazio. Poi... F. Che cosa, scusami, Prac? Cosa, sono arrivati e mi sono intascata? Non, scusami, non ho letto. No, il 25 no. Il 24 sì, però. Solo il 25 mi prendo libero. Invece che prendermi il 24 libero, che di solito prendo il giovedì, mi prendo questa volta il venerdì. E poi il 26 faccio live. Ben fatto. Questo certificato di sepoltura. Ricordo, soldi, alcol. Ricordo che mi piaceva molto. Oh, Sarda, ecco che arriva il vescovo. Lui è il tuo capo. Vescovo è il boss. Ecco, chiedigli di questo certificato di sepoltura. Dovrebbe saperne qualcosa. Meglio che me ne vada ora. Sarò all'obitorio aspettando la mia birra. Sono così stanco. Perché? Perché devo venire qui ogni settimana? Ah, il mio capo è stanco. Andiamo a togliergli un po' di lavoro. Ah, sì, sì, tutti. Sì, Proc. Certo. Quindi stai dando per scontato che non ce ne fossero? Interesting. Oh cielo, il nuovo custode. Lo abbiamo aspettato per 30 anni, ma lui fa finta che sia tutto normale. Mi spiace dirtelo, ma il tuo cimitero è un disastro. Non posso promuoverti a ecclesiastico fino a quando non lo avrai sistemato. Non appena la qualità del tuo cimitero sarà almeno 5, potrò promuoverti. Sembri proprio un leader spirituale ed io sono bravo ad inquadrare le persone. Sono bravo in tutto, ecco perché sono stato scelto per rappresentare la sua volontà. Il tuo predecessore teneva le sue cose in un baule qui da qualche parte. Dovresti dargli un'occhiata. Verrò di nuovo a trovarti la prossima settimana. In realtà mi trovo qui ogni... Sarebbe la domenica, credo. Forse non sto sognando, ho mangiato qualcosa. Oh, sta aspettando, cosa dovrei dire? Perché sei venuto qui? La parte del mio dovere, la parte spiacevole, è una specie di vecchia tradizione. Non so molto delle tradizioni e dei rituali. Sono qui solo per rappresentare la sua potenza e gloria. Ho una piccola domanda, cos'è questo certificato di sepoltura? Non appena un corpo viene sepolto, puoi scambiarne il certificato di sepoltura per denaro alla taverna del villaggio. Io non sono il custode, stavo tornando a casa da lavoro. Devo tornare a casa, ma c'è un teschio parlante. Mi ha costretto a macellare un cadavere. Bella battuta, sono un umorista anch'io, eccone una. Chi è BB? Io. Bello e beatificato. Esaurisci i tuoi kit di riparazione, puoi sempre crearne di nuovi. Benissimo, tecnologie sbloccate. Mamma mia ragazzi, guardate il ramo tecnologie. Inso sto gioco. Oh. Qui non mi considera ancora le espansioni, tra l'altro. Guardate la mappa. Tipo, questa è la zona che abbiamo esplorato adesso. Aspetta, personaggio. Devo vedere la roba nuova delle espansioni. Vediamo. Allora, qua c'è tutta la roba per lavorare. Ma io direi che posso anche farvi vedere cose un po' più avanzate. Sì, torno al menu principale. Il 31 che giorno è? Ma penso di fare live il 31.
No, penso di farla. È giovedì? Allora vediamo. Può essere. Vuoi una live di cucina, piazza? No, Stefano, non mi danno fastidio. Ciao, capellaio. No, abbiamo fatto un paio d'ore di Twin Mirror. Era buonissima sta merendina. Allora. Ah, scusate, ho loggato, ma mi ero un attimo persa nei miei pensieri. Questo era il livello dove ero io. Ma aspetta, perché avevo diverse cose. Potevo cucinare un sacco di cose, avevo moltissime ricette. Adesso mi devo raccapezzare un attimo. Allora, qua tenevo il cibo. Qua tenevo cibo e materiali. Ci sta, piazza. Panino alla bistecca fatto dal guardiano del cimitero. Faccio vedere il cimitero, guardate che bello. Ehi, ma c'è un cadavere, il 45% tra l'altro, tipo mezzo in decomposizione. Non buono. Senti, il vino che mi hai portato faceva proprio schifo, mi sento male. Ma ovviamente è qualcosa di ancora più forte, vero? Qualcosa come del cognac, ecco. Questo è Gerardo. Cioè, se, Gerardo, se tu gli porti la birra ti chiede del vino. Quando tu gli porti del vino vuole il cognac adesso. Però ho intenzione di andarlo a cercare. Dico bene, in fondo sei sempre pronto ad aiutare un amico. Il problema è che nessuno lo vende e io non so prepararlo. Vuoi battere il primato di delusioni al minuto? E va bene, dammi un momento e mi farò venire in mente qualcosa. Ok. Vuole del cognac. Autopsia. Allora la carne me la prendo. La carne la prendo, sì. Sì, questo lo bruciamo. È tutto marcito. Ciao Franco Cola, grazie per la sub, ben arrivato Franco, benvenuto fra noi, grazie per il supporto Franco. Allora io era qua, mi sembra, dove davo fuoco ai corpi. Aspetta, non era qui? Ah sì, era qui che allestivo la pira. Sì, pacchetto di carne. Io ricordassi è un po' un casino. Vediamo. Luogo per cremare i cadaveri. Ah sì, vuole della legna. Perché non ce l'avevo. Vai. Serve un po' di legname. Leonas TV, grazie mille per la sub. La sub, scusami, Lost. Ben arrivato. Ciao ragazzi, ben arrivati a tutti. Allora, devo... Ah già, perché qua vuole i tronchi. Non è che mi basta tagliare questo. È vero, è vero. Nel frattempo il diluvio. Vediamo se riesco a farvi vedere anche un po' di mappa. Giusto per farvi vedere un po' di roba che ho scoperto. Questa è la mappa che ho scoperto finora. Però adesso appunto Terra della Strega, palude, il faro. Però adesso c'è l'espansione Game of Thrones. Ciao Leonas. Benvenuti. Che cosa giocate di solito? Tanto porto qua. Ecco. Allora, crea. Vai. Legna da ardere. No. Ma aspetta. Si arrivano i tronchi. Ma mi sa che andavano già bene quelli. Andavano già bene. Questo è un mio zombie. Ho gli zombie servitori che mi portano le cose. Lasciamolo lavorare. Mette pressing di dover fare le cose. No, infatti, no, non ti mette il pressing, esatto. Tipo, ciocco di legno. Come li facevo i ciocchi, oddio. Io non mi ricordo. Comunque qua dovrei creare assolutamente baule, luogo per creare cadaveri, e nuovi oggetti. Dovrei poter mettere... No, mettilo giù.
Dovrei poter mettere uno spaccalegna lì. Perché quello è il luogo per cremare i cadaveri ed è un casino, se no. Andiamo. Calpello. E dopo tanto che non giochi è difficile riprendere. Cercando di ricordare. Allora, forse lo posso fare da qua. No. Andiamo da qua. Forse non lo potevo costruire in giro. Vediamo. Posto di taglio. Eh no, me lo fa fare solamente lì. E allora niente, rip. Tra l'altro la domenica possiamo andare a dire la messa per prendere le offerte. Perché mi dice che ho due corpi? Io ne vedo solo uno. Lo portiamo, ecco. È molto carina la musica di sto gioco. Ti piace? Ecco qua. Allora, questi li dovrei già poter tagliare. Vai, lavora. Ok, me l'ha messa in inventario. Sì, ma a me servono i ciocchi. Faccio i ciocchi. Asse? No. Dio, non mi ricordo dove facevo i ciocchi. C'è un cadavere sotto a Gerardo? Adesso lo prendiamo appena riesco a capire un attimino. Mi ricordo le cose. Prendi, no. A parte che sono piena di ciocchi qua, però non mi ricordo come li ho fatti, e quello è il problema. Serve il cavalletto per i ciocchi. Ma perché non ce l'ho? È strano. Ok, comunque dovrei poter fare... Vai, due luoghi per cremare. Uno. Non ci credo, mi manca un ciocco. Vabbè, intanto cremiamo questo. Vieni. Vai. Se li cremiamo. Avete detto che c'è un altro cadavere che io non ho visto. Adesso cerco di non far arrivare più cadaveri. È un gestionale, Debbie. In pratica devi gestire un cimitero. E devi cercare di completare missioni nel frattempo, vedi? Cioè, ad esempio ci sono... Questi sono tutti gli NPC che io ho incontrato. E ognuno di loro... Non tutti, però molti mi hanno dato delle missioni. Ad esempio, cerca di scoprire cosa sa il barone Zingaro su Esmeralda e suo figlio. Sbarazzati delle guardie dell'Inquisizione alla collina stregata. Il mercante ha bisogno di una cura per la sua maledizione. Ottieni il Necronomicon. È molto, molto, molto bellino. Sì, è rilassante. Poi le musiche sono belle. Allora, il cavalletto... Ma sei tu che sei nel coso da taglio del legno. Ah, ecco perché. Vai, crea. Che pensa lui? Intanto vengo qua a ritirare la composta. Crea. Vai. Qui le piante stanno crescendo. Raffreddata. Io? No. No, no. Vai, altri ciocchi. Da che... Dove ve li ha messi? Dove li ha messi sti ciocchi? Qua, ok. Ok, mo aspetto che finisce di preparare questi, così li vado a portare. Questo è davvero cillino, sì. Questo sì. Ah, non come quello dell'altro giorno che era cilino per finta. Vai, la canapa, la mettiamo giù. Oh. Aspetta, anche la composta posso mettere giù. No, no. No,
No, no, no, non sono raffreddate. Okay, abbiamo bruciato un corpo e ci prendiamo tutto e ne facciamo anche un altro, vai. Prepariamone già un secondo. Intanto c'è un altro corpo da bruciare, l'ho visto dall'altra parte. Poi, allora, sale lo mettiamo da parte, i ciocchi, poi li porterò tutti qui. E sono tutte cose che avevo sezionato dai corpi. Vai, la cenere la possiamo lasciare qua. Il certificato di sepoltura lo mettiamo qua perché poi li andiamo a scambiare al villaggio, che mi danno dei soldi per questi certificati. Pacchetto di carne, mi sembra che questo lo andiamo a scambiare anche questo al villaggio. Sì, sì, sì. E le carote le possiamo mettere giù perché tanto queste qua poi le dobbiamo utilizzare per i cadaveri. Vai. Allora, qui c'era un altro cadavere. Ah, vedi? Me l'aveva buttato qua dentro. Tanto finché non lascio le carote, l'asinello non viene. Quindi ti lascia tempo un attimino per ripigliarti. Più che altro perché, appunto, non mi ricordo che cosa... Cioè, come si fanno determinate cose, quindi... Allora, vai, prendo anche il sangue. Ok. E... grasso. E la pelle. E poi li brucio. Perché allora, i corpi buoni possono essere ributtati sottoterra. Esatto, è Cillino, però c'è un altro cadavere da bruciare. Però è Cillino. Che direi se gli sembra adatta al caldo estivo o meno. È meglio quella in stoffa? Bah, allora, per il caldo estivo è sempre meglio quella in stoffa, ragazzi. Ma è normale. Però, boh, a me ti dirò, io non ho particolari problemi con il caldo estivo e la sedia in pelle per il semplice fatto che di solito mi metto un asciugamano. Cioè, quando inizia a fare molto molto caldo, prendo un asciugamano e metto quello. Cioè, me lo metto proprio sotto il sedere. Quindi, di solito non ho problemi con il caldo estivo perché ho sempre utilizzato questa tecnica. Ti consiglio di provare così. Perché alla fine se ti metti comunque un lenzuolo, un asciugamano o qualcosa sotto, te ne freghi del fatto che sia in pelle. Però diciamo che è più bella. È più bella e... il problema della stoffa è semplicemente se hai degli animali domestici. Io ho notato che con i gatti per me la stoffa era un delirio, perché i gatti ci si facevano le unghie. Avevano già iniziato a farsi sì, le unghie sopra. E in più ci si attaccavano su tutti i peli dei gatti. Sei consapevole che stai facendo a pezzi dei corpi umani? Sì, ma li ho cremati, gli ho dato una degna sepoltura, quella carne mi serve. Ticket consulenza. Ah. Grazie Flore, ma non c'era bisogno. Considerate allora che queste sono tutte tombe a cui io ho lavorato. Guardate che bello questo cimitero, tutto con le tombe avanzate, no? Qualità abbiamo 148. Allora, per essere promossi, quanto devo arrivare di qualità? Permesso di esumazione, cittadino istruito, aristocratico. Aristocratico, 65. Ah, mi servono più soldi. Mi serve tanto oro. Per un titolo nobiliare ci servono 100. Ce ne servo 100. Io per il momento sono un cittadino istruito. Non sono molto ricco. Non ho neanche un gold al momento, perché li avevo investiti, mi sembra. Avevo comprato delle cose per una missione. Questa è la chiesa. Purtroppo... servono le candele qua. Vabbè. Dovrei fare delle candele, sì, sì, sì. Per dire messa. Perché in pratica come si fanno i soldi in sto gioco? Tu dici la messa nel tuo cimitero, bellissimo. E in pratica puoi utilizzare delle cose per andare a potenziarla. Tipo questa è la preghiera combo. Con la preghiera combo posso guadagnare, posso fare dei guadagni extra con il sermone. Quindi le persone sono contente del sermone e ti fanno delle offerte. Visto, Vitov, sembra molto bello, molto promettente. Il nome dell'app è Questavern. C'era scritto sopra sull'app. Cioè, se guardate nel video di ieri, si vede proprio il nome dell'app sopra. Questavern. Italiana, tra l'altro.
qui vedete è collegata al nostro ufficio. Qui ho il tavolo delle analisi. Qui ho il banco da lavoro alchemico. La preghiera combo, sì sì. Agitatore alchemico. Ma che creavo qua? Grasso? Non mi ricordo, fa vedere. Soluzione rallentante? Non ricordo a cosa servissero queste cose. Oh, la mettiamo qua. Qui ho dei materiali, della polvere, polvere tossica, polvere rallentante, polvere dell'ordine, polvere della morte. Io avevo raccattato tutte le polveri. Adesso però non mi ricordo bene a cosa servisse. Banco da lavoro della chiesa. Allora, le candele. Però mi serve più cera d'api. Devo andare a prendere la cera delle api. E qua si fanno le preghiere. Costa un sacco fare le preghiere. Io avevo la libreria con altra cera d'api. Preghiera casuale. No, uso la preghiera combo che mi dà più soldi con la preghiera combo. Secchio di sangue. Perché poi c'è anche il dungeon, io ricordo. Cioè, allora, se vai di qua. No, era di qua. Praticamente entri in un dungeon. Infatti avevo lasciato tutta la roba fuori. Che mi stavo facendo l'armatura, mi ricordo. Ecco, qua c'erano tutte le cosine che avevo trovato. Fammi vedere. Allora, per il momento ho un'armatura di ferro e ho la spada d'acciaio. Mica è un gestionale di un cimitero. Sì, prima, sì, sì. Sì, è un gestionale di un cimitero. Allora, questa mi pare fosse la fornace di creazione. Sì, questa è la stazione del custode. Qui c'è il mio custode. Dato con tavolo da imballaggio, fabbrica casse. Scatola di verdure, scatola di oggetti. E questo è il mio zombie. Posso prendere uno zombie perfetto, in stato perfetto. Per il momento lo lascerò lì. Aspetta che non mi ricordo dove mi portavano questi posti. Ah, rapporto commerciale. Cose che ho venduto? Io non mi ricordo più niente. Campagna di marketing, volantino. Oh, mamma mia. Ah, mi porta dal mercante. Ciao, Malotto! Auguri a te! Auguri anche a te per le feste. Grazie per essere passato a fargli auguri. Parliamo di affari. La nostra è diventata un'azienda famosa. Grande, ora capisco perché il fornaio mi ha regalato una torta stamattina. Le persone cominciano a parlare dell'ottima qualità del nostro prodotto. Fa troppo male, non possiamo vendere più di 10 casse a settimana. Maledette restrizioni di licenza. Ma migliore è quello che abbiamo, migliore sarà il prezzo che otterrò. Presto saremo in grado di pensare all'espansione della nostra linea di produzione. Sai che in città non si vive di solo pane. Non ho altre domande. Commercio. Allora, io ho delle torte. Lui voleva l'antidoto alla sua maledizione. È molto bellino questo gioco. Andiamo al villaggio. Non posso parlare col prete. The Doors, il nome della locanda. Dottor Plant, bentornato. Grazie mille per i 33 mesi. Bentornato fra di noi. Grazie mille, dottor Plant. Anche a te, buone feste. Spero tu stia bene. Grazie, grazie come sempre per il supporto. E c'era un posto in mezzo ai cespugli? Vabbè, adesso la gente sta andando via perché sta arrivando la sera. Quindi stanno chiudendo tutte le attività. Un Gesù. Allora, se posso tornare sotto e pigliarmi un attimo, dovremmo dovrei completare alcune missioni. Volevo farvi vedere il dungeon. Adesso non trovo l'entrata. Cubo di distillazione. Posso con la canapa? Via. Sta distillando? Sì. Sta distillando la canapa. Corpi 0 di 3, eh sì, perché non ne ho altri al momento. Tavola di resurrezione ce l'abbiamo già.
Qualche idea riguardo al cognac? Oh sì, devi solo trovare di sotterrare un vecchio barilotto. Spiace spiegarti meglio. Era dal vecchio custode, ci facevamo certe bevute io e lui insieme. Puoi darmi qualche riferimento? Cava dei mucchi di terra nella zona tra il villaggio e il faro. Non c'è abbastanza cognac per tutti, quindi non dirlo troppo in giro. Perché dovrei farlo proprio io? Oh Sarda, quanta terra credi che riuscirei a spostare io con i miei denti? E va bene, dopo che avrai finito ti rivelerò qualcosa di bello importante. Ok, quindi dobbiamo andare a scavare nella zona vicino al faro. E ho appena visto che c'è il tipo del Necronomicon. Vediamo. Ah, mi sa che è andato via. Sì. Sì, mi sa che non stava arrivando, ma se ne stava andando. No, aspetta, è andato dall'altra parte. Forse mi aspetta lì. Andiamo a vedere sopra. Eccolo. Questo è il tizio del Necronomicon. E tra l'altro c'è della gente da salvare qua. Dammi gli ingredienti per la resurrezione. Il primo è una polvere, non ricordo esattamente quale. Il secondo ingrediente è il sangue. Uff. Ciao Leon! Buonasera! Buonasera, come stai, Leon? Oh, che bello vederti. Ciao, Bonia. Pinone, grazie. Te come stai? Con Necronomicon. Non ce l'ho, magari. Mi serve il tuo taccuino infinito. Ho notato che è un taccuino infinito. Mi serve per una cosa molto importante. Mi serve per un rituale, per tornare dal mio amore. Ti capisco abbastanza bene, forse anche più di quanto tu possa immaginare. Questo libro è l'unica cosa che mi rimane della mia dalla mia infanzia. Non c'era permesso possedere nulla dell'orfanotrofio. All'orfanotrofio. Cosa c'è stasera alle 11? Ho sentito che qui qualcuno è R50. Quasi 51, sì. Sì, ci gioco parecchio. Sì. Dai, che domani è il giorno della patch. Le pagine di questo libro non finiscono mai. Annoto tutto in questo taccuino e molte pagine erano già scritte quando ho iniziato. Mi sono sempre chiesto su cosa fossero tutti quegli appunti. Quanto dovevano essere felici le persone che li hanno scritti? Sai cosa? Se riuscirò nel mio rituale, il taccuino sarà tuo. Non ne avrò più bisogno. Ok? Quindi, parlando di quella collana. Ah già, ti avevo già chiesto cose. Comunque il dungeon è questo. Ed ero arrivata alla segreta 5. Sono difficilissime. Adesso vabbè, ho poca energia, quindi non potremo andare avanti tanto. A meno che io non mi mangi dei panini. Mangiamo i panini. E che sono molto forti qua i nemici. Sì, è carina, Omp. Ciao Stefano! A domani, buona serata. È un gestionale, ciao Vale. Ben trovata. Mi sa che dovevo scendere. Devi prima uccidere tutti i nemici. Ok, era rimasto qualcuno da uccidere ancora. Io non li avevo fatti fuori tutti. No, non posso andare a livello 6. Qui erano morti tutti. Chi è che è rimasto? Qualcuno in vita. Ah, eccole, le gelatine. Ah, oddio, aspetta, che questi sono fortissimi. Questi mi massacrano. Non mi ricordo come si attaccava, aspetta. No. Trolli, ecco, interagisci, attacco con spada space. Ok. Si fanno malissimo, si infettano. Oh! Ok. Mi ha tolto un po' di vita, ma niente di che. Artigli sanguinanti e rottame. Per fortuna ho la spada d'acciaio che fa un sacco male. Anche questa. Ci sono sempre materiali. Oh, questo è da minare. Ok, li abbiamo sconfitti tutti. Spacchiamo anche questo. Rottame, parti metalliche e pannello. Sempre roba buona. Adesso posso mangiare un panino? No,
ho sbagliato, ho mangiato la torta. No. No, ho sbagliato perché la torta mi rifulla e mi dà anche delle capacità. Delle capacità scientifiche. Non la dovevo mangiare. Sempre più giù nel dungeon. Oh, mi dà un fuoco. Eh sì, ciao. Ho tolto un botto di vita. Una vena d'oro, vai. Pepita d'oro. Questa roba la possiamo spaccare. Hai preso tutto, anche questo. Devo andare dall'altra parte. Sì, è vero, le torte rendono più intelligenti. Dopo la torta di questo qui puoi andare a fare le scoperte scientifiche migliori. È bellina da matti, vale, la grafica di Graveyard Keeper. Aspetta, spacchiamo anche questi. Sempre spaccare i vasi. Contengono sempre materiali. E semi di cipolla, c'erano i semi della cipolla lì dentro. E attenzione a questo. Spacchiamo tutto. Queste forse le potevo spaccare, vediamo. No. Un po' di pane. Devo stare attenta perché la vita non si ripristina. Cioè, si può ripristinare la vita, ma solamente con le pozze. E non ce le ho. Solo del cibo che mi serve per ripristinare la stamina. Il problema è che non conviene. Ecco, sto morendo. No. Oh no. Per fortuna non posso morire perché sono nel reame dell'aldilà. E non si può morire nel reame dell'aldilà. Cioè, praticamente quando muori ti ritrovi di nuovo nella tua casa. I server vanno in maintenance dalle 5 alle 18. Dunque un nuovo banner dovrebbe essere fuori da stasera alle 23. No, domani, Leon. No, domani, vedrai. Cioè, anche se buttano giù solo per queste ore serali, il problema poi è che appunto non sarà alle 23, vedrai il banner. No. Cacchio, non lo sapevo del maintenance da 5 ore però. Questo è un problema. Questo è un problema perché non ho fatto le missioni io ancora oggi. Non ho fatto niente io ancora oggi. Fare tu. Allora mi conviene farle adesso, tipo subito. Quando si muore non si perdono gli oggetti? No. No, qui no. Semplicemente torni in casa. Ci giochiamo 160 primo, gente. Sono broken. Io ne ho un po' per il prossimo banner. Spero di trovare coso. Lui, dai. Hai capito? Prossimo. E tanto è sempre terra anche lui. È bellissimo Royal Mail. È stupendo Graveyard Keeper. Carne affettata cruda. Sì, perché volevo fare i pacchetti più che altro di carne. Eccolo qua, pacchetto. Vai, faccio due pacchetti. La vado a vendere in città. Perfetto. Farina. Ho fatto l'impasto per fare le pagnotte. Così li mettiamo nel forno. Vai, allora, pasta frolla. Mi serve l'acqua. Sono senza acqua. Possibile? Sì, devo farla prendere. Ho già riempita l'inventario. Ah, ecco il pozzo. Secondo finisci tutta la stamina. Albedo. Esatto. 10 razor. Porca miseria. No, io sai chi ho invece che mi ha fatto Noel. Noel ne ho trovate 7. Sfiga 10 razor però. Allora devo far bollire la carne. La carne, sì, l'acqua. Ma dovevo pulire? No, aspetta.
Spero che devo ecco, usa. Santa unità d'acqua. Ora possiamo preparare gli impasti. Ancora uno. Ok. Poi allora l'impasto serve per fare un sacco di roba qua. Allora il pesce, no, dobbiamo pescare per il pesce. C'erano delle robe che potevo, mi sa, cucinare qua. Succo di bacca, carne affettata, sandwich. Ah, vuole il pane. Devo comunque fare i panini, quindi. Sì, anche per i sandwich vuole il pane. Quindi mettiamo il pane a cuocere. Pane. Vai. Le lasciamo a cuocere. E qui sta roba direi che la possiamo mettere giù. 51. Poi qui abbiamo le pagnotte, che due sono con me. Mettere giù tutte queste robe. Il vestito di Merlin. Ma qui sopra, qui su Graveyard? No. No, non ne ho idea. Questa roba la mettiamo giù. Poi, allora, abbiamo una storia. Abbiamo gli artigli insanguinati che li ho fatti nel dungeon. Poi, la legna. Avevo una zona apposta dove mettere il legname e le rocce. Ma qua mi sa che era rocce. No, qua è legname. Ok. Cercando di ricordarmi tutto, no, ti. Qua c'era tutto legname e minerali, anche i minerali, ok, quindi pepita e pepita d'argento. Pepita d'oro e d'argento le mettiamo qui. Poi ho i semi di cipolla. Cipolla? Vorrei piantare la cipolla, ma non so se posso. Proviamo. Vai, semi di cipolla. Ne posso piantare una sola? Eh sì, perché tutti quei semi mi bastavano solo per una cipolla. Nel banner di Albedo. Luconix, grazie per il regalo a Berze. Grazie mille Luconix. Grazie, grazie, grazie per il regalo. Ben arrivato Berze. Allora vai, lo mettiamo a dormire, così salvo. Ricarica. Ho iscritto, saremo al posto di Bugo? Ah, sento rinvigor... Chi è questo tizio? Per dindirindina, cosa ci fai qui? Vuoi derubarci? Scusa per l'intrusione, no, non voglio derubare nessuno. Ma davvero, non sei mai stato in prigione? Sì, siamo scappati di prigione 3 giorni fa. Un vero criminale incallito, forte. Mi sa che questo è dell'espansione di Game of Thrones, raga. Caro custode, non potrei mai essere un ladro, sono un marchese. Beh, so di sicari che si fanno chiamare barone, visconte e contessa. Ascoltami, per favore. Io e il marchese Teodoro Junior, insieme ai miei amici, siamo stati condannati al rogo dall'Inquisizione. Ma non siamo eretici, è solo una vile calunnia. Sì, è Game of Thrones, raga. È l'espansione. Considerate che si chiamano Breaking Dead, Stranger Things e Game of Thrones. Purtroppo non tutti sono riusciti a fuggire dalla città. Quelli che sono sopravvissuti hanno allestito un campo nelle vicinanze. Dovrò venire con te. Abbiamo un disperato bisogno del tuo aiuto. Conosco quello sguardo. Sì, siamo pronti a pagarti. I soldi fanno girare il mondo. Mostrami il tuo campo e discuteremo i dettagli. Ok. Al miei panini! I nostri servitori ci hanno mandato in segreto degli oggetti e del cibo per i primi giorni. Ma ci serve molto di più per sopravvivere e non abbiamo un posto dove andare. Allora perché non cacciate, non raccogliete funghi e bacche e non coltivate verdure? Hai ragione, ma cerca di capire la situazione, per favore. Facevamo tutti parte dell'aristocrazia, non abbiamo l'esperienza né l'abilità per vivere in tali condizioni. Conosciamo la filosofia, l'etichetta e la retorica. Questo ci aiuterà a procurarci da mangiare e da bere?
D'altro canto ti posso assicurare che abbiamo quanto basta per pagare i tuoi servigi. Da bere e da mangiare? Non sembra complicato. Ok, prepara i soldi. Eccellente. C'è solo un'altra cosa che dovresti sapere. L'Inquisizione ci sta cercando. Il che significa che se dirai a qualcuno di noi... Se dirai a qualcuno di noi, ci ammazzeranno... Penso che si dirai di qualcuno di noi, probabilmente. Ci ammazzeranno. Certamente resterà un segreto. Ciao, pane! Ciao, buona serata. Domani. E un'ultima cosa, uno dei miei amici desidera molto conoscerti. Si tratta del maestro Alarico, l'ex inquisitore che ci ha aiutati a fuggire. Custode del cimitero, quale onore fare la tua conoscenza. È un piacere anche per me, ma... è più forte, il suo udito è piuttosto scarso. Ma non ho ancora fatto nulla per... Molto più forte, quasi sordo. Per meritarmi un tale rispetto... L'hai fatto e lo farai. Teodoro, ci lasceresti parlare in privato? Ciao, Cacco, buonasera. Certamente, maestro Alarico. Grazie al cielo i vostri truci rimpianti non sono affar mio. Vabbè, raga. Alarico. Li conoscete, no? Sono i personaggi di GOT. E ora, cosa sai del ruolo che hai scelto di ricoprire? Tutto, Benny. Sono una variety streamer, gioco a tutto. Prego? Cosa ti ha detto l'antica divinità quando ti ha condotto qui? Mi sta attraversando con gli occhi, mi fa sentire a disagio. Non ho idea di cosa stiate parlando. Seppellisco cadaveri, predico sermoni, commercio carne umana. Questo è tutto. Non mentirmi, custode, so più di quanto tu possa immaginare. Allora perché mi state interrogando, maestro Alarico? È Alaric che era sordissimo. Capisco, dimentica le mie domande, per favore, ora vattene. Nessun problema, buona giornata, maestro Alarico. Questo tizio dovrebbe comprarsi un apparecchio acustico. Non starlo a sentire, Alarico è solo un vecchio egoista e crudele, come gli altri inquisitori. Ma hai detto che ti ha salvato, Marchese, non basta questo per essere grati. Ah, ma ci sono ancora più motivi per non esserlo. Alaric... Alaric, quello sordo, quello mezzo sordo, anziano. Felicità dei reduci. Marchese Teodoro Junior. Questa mattina ho incontrato il mio vecchio servitore, il vecchio servitore di mio padre. Mi ha parlato delle repressioni dell'Inquisizione. La gente sta andando nel panico. Nessuno sa a chi daranno la caccia. L'atmosfera di paura non fa che aumentare. Hanno pensato alla possibilità di abbandonare la città. Hanno troppa paura. Pagano mazzette esorbitanti in cambio di una promessa di salvezza. Ma la salvezza dura solo per un breve periodo. E poi no, qui intorno non ci sono luoghi dove rifugiarsi, tranne il nostro campo, forse. Non puoi accettare nuovi reduci. Vorrei aiutare queste persone, davvero. Ma il nostro campo è troppo piccolo. Beh, potrei costruire una tenda in più. Certo, ok. Perché non è ufficiale, Benny? Sarebbe fantastico, avremmo anche bisogno di un pozzo, altrimenti la gente comincerà a soffrire la sete. Oh, gli devo fare un pozzo e delle tende. Celeste. Ah, tenda residenziale. La seta? Pozzo d'acqua. Felicità dei reduci, devo portarla a 3. Ok, luogo disponibile. Cioè, vogliono le tende di seta? Hai capito? Si trattano bene questi reduci. È stato fatto da italiani. Lo so, però il problema è che non è ufficiale. Non so sinceramente se la Nintendo possa vedere di buon occhio una cosa simile. Madonna, ma st'albero? Aspetta, scusami, ma costruire una segheria qui è uno scempio. Ma vediamo dove siamo. Ah, guarda, mi ha sbloccato, mi sa, campo dei reduci, foresta vicino al fiume. Ah, cava. Mi ha sbloccato un'altra zona. Collina stregata. Mi sa che nella collina stregata c'è l'altra dimensione per Stranger Things. Miele. Vai, 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 che mi serve un sacco di miele. F. Le
Lettro? Oddio, che io sappia è esclusiva del Kickstarter. Poi non so se più avanti decideranno di metterli anche nello store. Però per il momento, che io sappia, è un'esclusiva. Ciao, Reyel. Buonasera a te. Sto raccogliendo bacche. Cerchiamo di fuggire dalle api che non mi dovrebbero... Ecco. Mi fanno troppo del male. Guardate che carini i miei zombini che fanno avanti e indietro dalla cava. Non so se mi sa che sta lavorando a questa. No. Ah, è vero. Ho costruito una cava più su. E i miei zombini che mi portano la roba. Quello fa parte dell'espansione Breaking Dead. Praticamente potevi... i cadaveri che di norma io prendevo per seppellirli, insomma, potevano essere lavorati grazie all'alchimia e riportati in vita con i segreti di Frankenstein. Tra l'altro devo ancora lavorare tutta questa parte del cimitero. Questa parte va tutta pulita e sistemata. Devo portarmi via tutto sto legname. Dovrei costruire delle tombe anche da questa parte, in modo da ripulire il cimitero. Avevo ripulito solo una delle due zone. Giochi sempre? Occhi farmosi? Questa è abbastanza farmosa, sì. A covellino. Comunque penso siate pronti per giocare ad Among Us. Casino. Vai. Vi rimetto a creare. Vediamo se è pronta la cipolla. Oh, tante cose sono pronte. Vai, vai. Semi di cipolla, ortaggio marcio. Bene, le zucche. Vai, vai, vai. Raccogliamo tutto. Oh no. Serio full. Allora, aspetta. Vediamo, lasciamo giù un po' di cose, tipo le zolle di terra, tipo sti vermetti. Poi, allora, i semi. Vai, metti giù i semi. Semi di zucca. Allora, le cipolle me le porto via. Qui voglio lasciare solo semi. Erba sottile. Devo analizzarla, sta roba. Analisi non completa. Vado ad analizzare. La d'api completata. Semi di canapa, ecco. Ecco, qua tengo solo ortaggi marci, zolle di terra e semi. Il resto, via. Poi raccogli tutto. Il gioco è bellissimo, mi fa molto piacere vedertelo portare in live. È stupendo, frattaglio, questo qua. Allora, miglioriamo il terreno. Le zolle. Queste zolle mi servono per concimare. Iniziamo a piantare. Aspetta, F. Queste sono carote. Aspetta, perché questi semi no? Ok. Anche sta roba mi sa che la posso raccogliere. Sì, ma sono fullissima. Allora, cos'è che ho di troppo? Semi di carota. Semi di grano. E se le appoggio un attimo e poi le vengo a riprendere fra. Ok, appoggia ste cose. Ah, aspetta, c'erano anche i semi di zucca. Comunque è cambiata la musica, perché adesso mi ha messo la musichina dell'espansione. Allora, vai, piantiamo. Semi di zucca. Io qua ci metterei tutto quello che c'era prima. No, qua non posso. Vai, vai, pianta, pianta. Ok. Oh, bene che piove. Quindi bagna i sementi. Vai, qua ci mettiamo cipolla. No, non basta. Ci mettiamo barbabietola. Vai, qua piantato tutto. Qui ce n'è un altro. Ci mettiamo. Niente, perché non ho più abbastanza semi. Ok.
però. Aspetta, le lenticchie. Aspetta un attimo. Ho le lenticchie. Perché non me li dà? Ah, perché forse le lenticchie non possono essere piantate qui. Eh no. Serve la fattoria. No, non posso farle così. Ok, allora riprendiamoci sta roba. Mi servono per cucinare. Questi glieli lascio tutti. Via. Le lenticchie non facevano semi? Però... vanno piantate in qualche modo. No, ma vanno sicuramente piantate le lenticchie. Ci lasciamo carote, ci lasciamo... Eccole qua, lenticchie. Sa che un po' di ingredienti sarò costretta a lasciarli dall'altra parte. Cipolla. Ecco, allora le zucche. Le lenticchie. Bacche. No, ho delle bacche di troppo. Cipolla. Ho anche della cipolla di troppo. Grano e pasta. E questa roba me la porto. Fede. Ho anche un sacco di fede con me. Medieval Dynasty, sì. Ho presente. Dici che le si comprava e basta? Può essere. Non mi ricordo. Vai, andiamo al villaggio a scambiare questa carne e i certificati di sepoltura, che adesso iniziano a essere un po'. Faccio due soldini. Qua c'è tutto quello che deve esserci. Sangue. Vado al villaggio. La pubblicità su YouTube dove fanno vedere scene zozze? No? Ha anche senso? Ma allora, avevo sentito una voce del fatto che YouTube avesse rimosso le pubblicità targettizzate, ma non so quanto questo sia vero. Se fosse così sarebbe molto grave. Più che altro perché... cioè, vorrebbe dire che ad un sacco di gente arrivano pubblicità di cose di cui non gli frega niente. Nuovo Monster Hunter. Che senso, Devil? Allora, intanto fatemi vendere. Le cipolle sono il nucleo dei miei affari. Cosa intendi? Servo anelli di cipolla e tosta la cipolla. Rendono le persone assetate, così continuo a vendere birra. Penso che siano fatti l'uno per le altre. Se ti piacciono le cipolle, posso insegnarti a cucinare un paio di piatti. Ma ricorda, accompagnali sempre con una birra. Yay! Anelli di cipolla e tosta le cipolle. Grazie! Commercia. Ok, allora. Ti vendo il certificato di sepoltura. Tieni. Dammi 12 soldi e poi ti vendo i pacchetti di carne. Yay. In cambio cosa mi puoi dare? Niente. Pietra teletrasporto. Non serve nulla. Grazie. Che bello, ho fatto il mio primo gold di nuovo. L'avevo già fatto ma li ho spesi. Forse allo scrittore posso vendere una storia. No, posso chiedergli una storia. Via, fuga. Ci siete, raga? Facciamo un po' di Among Us. Salvo. Salvare. Che volevo farvi vedere un sermone prima di sloggare. Questo è Graveyard Keeper. È un indie bellissimo. Di cui sono appena uscite diverse espansioni. Era un po' che ve lo volevo riportare perché appunto è uscito Game of Thrones, l'ultima espansione. Sono tutte ispirate a serie TV, cioè Breaking Dead, Stranger Things e Game of Thrones. Ok, allora qua perché ci sono
dolle della canapa. Perché c'è canapa ovunque? Le rane, dove le ho prese queste rane? Una rana. Ok, andiamo qui. Ciao Ray, alla prossima. Frisce tra le nebbie. Sento rinvigorito. Fortuna salva in automatico. Comunque questo è Graveyard Keeper. Raga, ve lo straconsiglio. So che era in offerta tipo settimana scorsa o due settimane fa. Se per caso lo mettono nei saldi di Natale, lo rimettono. Raga, veramente ve lo straconsiglio. Io appunto ho tutte le espansioni. Breaking Dead, Stranger Things e Game of Thrones, che sono queste qua. Però anche la base è strabellino, stradivertente. C'è un botto di roba da fare in sto gioco. C'è davvero tanta, tanta roba. Sì, ve l'avevo già portato in live tempo fa, però appunto è uscita l'espansione, quindi ogni tanto ve lo riporto.